all'Oktoberfest? C'era anche Melisandre di Game of Thrones. Carice Van Houten è famosa per il suo ruolo di Donna Rossa, la sacerdotessa del culto di Irlor, nella celebre serie televisiva Sky Atlantic Il Trono di Spade. Pur non essendo vestita nella sua classica, sensualissima tunica scarlatta, Carice ha fatto colpo sugli avventori dell'Oktoberfest, suscitando l'attenzione di tutti gli appassionati e facendoci innamorare di lei un pochino di più. Carice Van Houten è favolosa in abiti tradizionali. L'attrice olandese Carice Van Houten ha 41 anni, è appena diventata mamma ed è una delle donne più sexy dello show de Il Trono di Spade. La splendida Melisandre ha lasciato a casa il suo collare di smeraldo e la pira sacrificale per concedersi un po' di birra coi brezzeli in un meraviglioso abito tradizionale della Bavaria nelle tonalità del blu. Il vestito midi con gonna effetto swing è ornato da uno splendido grembiule azzurro decorato, e la scollatura squadrata è sapientemente protetta da una camicetta bianca ricamata, che conferisce un'eleganza un po' chic ad un look molto classico. Ai piedi non possono mancare dei sandali stiletto open toe che la slanciano, se possibile, ancora di più. Per il beauty look, Carice si è concesse il capello sciolto, leggermente mosso, labbra effetto rosato e mascara vamp. Non ci è dato sapere se il rossore delle sue gote sia dovuto ad un blush di grande impatto o all'irresistibile pinta di birra, ma in entrambi i casi il colorito del suo viso è più acceso e in salute che mai. Carice Van Houten deve la sua fama internazionale a Game of Thrones, ma sin da subito il suo talento è stato riconosciuto anche all'esterno del piccolo schermo. Tra i suoi ruoli di spicco ricordiamo quello in Il Quinto Potere di Bill Condon, insieme a Benedict Cumberbatch, e Operazione Valchiria di Bryan Singer con Tom Cruise. Le mille difficoltà di essere un'attrice donna. Prima dell'apparizione d'eccezione al Beats & Pretzels, Carice Van Houten aveva espresso al Sunday Life tutte le sue insicurezze e le incertezze del mestiere dell'attore, soprattutto se si è donne. A volte, quando non ottengo una parte, mi ritrovo a pensare che forse non mi è stata data perché sono troppo vecchia. E lo trovo un po' ingiusto, perché gli uomini non hanno questo genere di problemi. Nonostante il suo personaggio si sia spogliato più volte sul piccolo schermo nel corso del Trono di Spade, facendo un figurone, Carice non è ancora a suo agio con il nudo integrale, forse non lo sarà mai davvero. Adesso che ho partorito e ho superato i 40 anni mi sento ancora più insicura di prima, sarà una battaglia contro la mia vanità, ha spiegato l'attrice. Attualmente, Carice vive ad Amsterdam con il compagno attore Guy Pearce e il loro piccolo, Monte.